Perché questo presidente all'Inps? Ma innanzitutto per ricordare che la riforma Fornero ha distrutto e massacrato e rovinato la vita a migliaia se non milioni di persone. Detto questo, come Regione Lombardia stiamo cercando di metterci una toppa per aiutare almeno alcune di queste centinaia di persone ad arrivare alla pensione che si sono pagata, sudata e meritata con contributi di Regione Lombardia. E però, come sempre in Italia, anche quando qualcuno trova la soluzione c'è l'intoppo burocratico, il computer, mi manca la lista, non lo so, vediamo. E quindi qua l'Inps sta dormendo, siamo andati alla sede dell'Inps che non ci deve mettere una lira per svegliarli, anche perché se passano altre settimane ci sono altre persone che dovranno aspettare 4, 5, 6 anni per andare in pensione. Quindi Regione Lombardia ci mette una toppa, almeno che lo Stato non ci rompa le palle e ci lasci mettere questa toppa. Anni senza aver soldi. E beh, qua c'è gente che chiede loro in carne e ossa, che è senza reddito da 1, 2 o 3 anni. C'è qualcuno che rischia per avere 1, 2 o 3 settimane scoperte di andare in pensione a 67 anni, che è una roba al di là del male. Detto questo, noi proveremo a cancellare la riforma Fornero tramite referendum in tutte le piazze a partire da aprile. Però qua c'è gente che ha bisogno di una risposta oggi e siccome Regione Lombardia gliela può dare oggi, o all'Inps si svegliano o li svegliamo noi. E ne arriva un'altra riforma del lavoro, quella di Renzi, no? Cambia la cassa integrazione, ha sentito ieri un po' le novità. Sì, però siccome al peggio non c'è mai limite, quindi preferiamo sanare gli errori passati, la riforma Fornero, sia sulle pensioni che sul lavoro, che ha solo creato problemi a chi un lavoro lo vuole cercare e chi vuole assumere. Poi da Renzi abbiamo sentito tante parole, prima di dare un giudizio sulle parole aspettiamo i fatti. Sorpreso dall'apertura federalista di Grillo? Ci danno tutti ragione, inizio a preoccuparmi, perché ci sono professori che dicono che si può uscire dall'euro, Alemanno che dice che si può uscire dall'euro, Grillo che si riscopre secessionista, federalista e riscopre le macroregioni di Miglio. Noi non siamo gelosi, se le nostre buone idee hanno sostegno anche da altre parti, bene. Non vorrei che fosse solo una manovra per coprire i casini che ci sono dentro il Movimento 5 Stelle, anche perché sul blog mi sembra che i suoi militanti, i suoi simpatizzanti sul federalismo e sulle macroregioni lo stiano ricoprendo di insulti. Quindi spero che non sia una buttata che dura un quarto d'ora. Ma lei con Grillo ce la farebbe un'alleanza? La Lega è libera, forte e da sola, perché Grillo, i grillini sono riusciti a cancellare il reato di immigrazione clandestina dopo che per 10 anni la sinistra ci ha provato e non c'è riuscita. Quindi uno che mi cancella la Bossi Fini prima di tornare a dialogare con me deve farne di strada. Detto questo, visto che il federalismo fiscale è fermo a Roma, se i grillini sostengono la battaglia della Lega ovviamente mi fa solo piacere. Non vi siete sentiti? No. E non ha intenzione di chiamarlo lei? Non ho il numero. E non c'è una base programmatica sulla quale si possa lavorare? Ripeto, sull'immigrazione hanno fatto dietro fronte, sull'euro hanno fatto dietro fronte, mentre la Lega dice chiaramente fuori dall'euro per salvarci, Grillo è lì che tentenna. Sul federalismo, ieri ha lanciato la battaglia, ma i suoi sul blog lo scaricano, quindi vorremmo capire con quale Grillo stiamo parlando. Bobo, stamattina il PM ha chiesto 20 anni riconoscendo la semi-infermità mentale, non quindi l'ergastolo, cosa ne pensa? Ribadisco che Cabobo deve marcire in galera e non deve più rivedere la luce del sole da uomo libero, preferibilmente al suo paese, così almeno non lo manteniamo.